Un cordiale saluto ai telespettatori e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Ancora Edy Power in primo piano. C'è attesa per l'incontro del 19 prossimo in prefettura, da dove si spera possano uscire indicazioni su quale sarà il futuro della centrale di Brindisi Nord. Intanto dal segretario generale della CISL, Corradino De Pascalis, arrivano notizie confortanti. Secondo il sindacato, infatti, dai bilanci della holding A2A, proprietaria dell'impianto, emerge una solidità economica piuttosto consistente, quindi ci sarebbero tutti i presupposti per poter risolvere positivamente questa delicata vertenza, ovviamente stante la volontà dell'azienda di effettuare gli investimenti previsti per l'AIA. L'intervista. Segretario, questione di Power ancora in primo piano. Secondo lei quale potrebbe essere il ritorno economico per il territorio se l'azienda appunto seguisse nel dettaglio ciò che è contenuto nell'AIA? Beh, sarebbero delle ricadute economiche importantissime. Nell'immediato, cioè come attività immediata di cantiere che deve essere fatta già a partire sostanzialmente dal giorno 6, c'è un investimento per circa 1 milione di euro. Perché devono essere realizzati dei collettori e delle modifiche all'impianto di monitoraggio per renderlo in continuo, nonché altri interventi tecnici, insomma, di minore entità, per un ammontare complessivo di 1 milione di euro. Entro 12 mesi deve essere avviata una attività di progettazione di interventi per l'abbattimento delle emissioni di oltre il 20%, per cui un abbattimento importante. Attività di progettazione e di preparazione che ammontano complessivamente a circa 10 milioni di euro. Sono delle stime che sono state fatte dai tecnici della mia organizzazione. E dentro 36 mesi dal rilascio dell'AIA devono essere realizzati questi interventi appunto di ambientalizzazione con il parco carbone coperto, i desolforatori per un ammontare di investimenti per circa 500 milioni di euro, per cui il complessivo di questi interventi, come vedete, ammonta a oltre 500 milioni di euro, significa lavoro per parecchio tempo e per tante tante maestranze. Noi oggi, impegnati nel cantiere a Cerano per la copertura del carbonile, abbiamo oltre 1000 unità e l'investimento è di circa la metà di quello che ho programmato. Noi ovviamente stiamo facendo i nostri approfondimenti perché, come al solito, le organizzazioni sindacali non parlano per sentito dire o per sentimenti umorali, ma si documentano. E posso affermare che la società che ha acquistato Edy Power è una società che ha qualche difficoltà economica, ma la società, il consorzio di società che ha acquistato Edy Power, carte alla mano, bilancio 2011, ha una solidità economica vantando un capitale sociale depositato di 1 miliardo e 600 milioni di euro e un utile lordo per quanto riguarda il 2011 di oltre 6 miliardi. Insomma, parliamo di società in grado di fare investimenti di quella portata. Il problema è soltanto uno: indurre l'azienda a fare gli investimenti previsti dall'AIA. E questo noi cercheremo di fare a partire dall'incontro il giorno 19 con il prefetto, a cui ovviamente parteciperanno anche il presidente della provincia e il sindaco di Brindisi e CGIL, CISL e UIL. Abbiamo proclamato uno stato di agitazione perché i lavoratori sono i primi a volere quegli investimenti, intanto perché portano maggiore tutela alla salute di tutti, dei lavoratori e dei cittadini, e poi perché portano maggiore tutela all'ambiente e infine perché, fatto non secondario, portano tanto, tanto nuovo lavoro nel nostro territorio. Tra le situazioni irrisolte del nostro territorio c'è quella relativa a termomeccanica. Chiarita la vicenda inerente alla competenza dell'AIA, presto dovrebbe risolversi la situazione per le 28 unità più i lavoratori dell'indotto. Queste almeno le previsioni e gli auspici del sindacato in attesa dell'incontro di oggi pomeriggio con la dirigenza. Ascoltiamo l'intervista rilasciata da Ercole Saponaro. I nodi irrisolti nel nostro territorio sono molteplici. Uno è quello relativo alla questione di termomeccanica. A che punto è la situazione? La società verrà a Brindisi col dottor San Martano, uno dei massimi esponenti di termomeccanica, ci farà il punto della situazione. Diciamo che un passo avanti è stato fatto, perché si parlava già di disimpegno visto i ritardi nell'autorizzazione AIA, che c'era un ballottaggio su chi la doveva rilasciare tra regione e provincia. Ora sembra che la regione
abbia scritto alla provincia che la provincia è demandata per un'aglia nuova a rilascio, diciamo questo è l'ultimo ostacolo alla risoluzione di questo problema, perché Termomeccanica di fatto ha adempiuto a tutto quello che doveva fare, ha assunto i lavoratori, ha presentato un progetto industriale importante, 50 milioni di investimento di soldi privati e quindi spero che, non ci, che chiarita questa situazione la provincia attivi la procedura AIA, se così non dovesse essere è logico che tutto ritorna nella, in una situazione precaria e di disagio e si mettono a rischio i posti di lavoro che pensavamo di aver salvato. Quante sono le unità lavorative? Sono 28, più c'è l'indotto, diciamo, le manutenzioni, però le unità che impiegava Termomeccanica, ex Veolia, diciamo, erano 28 che dovrebbero essere assorbite, quelli sono gli accordi che abbiamo fatto, i vari accordi dalla provincia, alla prefettura, con la presenza della Regione Puglia. Diciamo, l'ostacolo era questa procedura, che fino adesso, passati 6 mesi, nessuno sapeva chi doveva rilasciare. Ora c'è questa lettera ufficiale della Regione che la provincia è demandata, che è stata per di più... La provincia è stata determinante affinché Termomeccanica e l'ASI potessero trovare un progetto insieme per rilanciare la piattaforma. Quindi speriamo che la situazione si risolva e che non ci siano altri ostacoli, che poi qualcuno dovrà spiegare il perché di un no, se ci dovesse essere un no. Questione del riordino delle province ancora in primo piano. Paolo Maria Urso, capogruppo di Noi Centro in Consiglio Provinciale, ribadisce l'ipotesi di una provincia con due capoluoghi, Brindisi e Taranto, sottolineando l'importanza di mantenere importanti realtà in città come la Questura e la Prefettura. Questione del riordino delle province, pochi giorni fa si è tenuto un incontro presso proprio la provincia di Brindisi, voluto fortemente dal presidente Ferrarese, alla presenza dei sindaci del territorio e dei consiglieri regionali. La palla è poi passata alla regione, comunque una questione, una situazione che interessa tanti dipendenti, anche gli uffici centrali dello Stato, l'utenza e interessa chiaramente i dipendenti della provincia. Beh sì, l'incontro dell'altro giorno era utilissimo per capire qual era sostanzialmente l'idea, la volontà della gran parte dei rappresentanti del territorio, quindi in primo luogo dei sindaci. Sostanzialmente c'è una idea comune, che è quella che è della nostra identità come provincia di Brindisi, di andare in quella che la legge ci impone di fare, cioè un accorpamento con Taranto, nel senso che nella Puglia le province che sono state elegantemente, che devono riordinarsi, sono la provincia di Brindisi, di Taranto e l'Abat. Poiché con Taranto comunque ci sono delle affinità territoriali, è evidente che l'accorpamento si può ritenere di configurarlo nella dimensione della provincia di Brindisi e di Taranto. Lecce, che qualcuno spesso sollecita ad essere parte in causa, chiaramente avendo rispettato anche per la capacità politica dei suoi rappresentanti istituzionali, mi riferisco ai parlamentari, è stata in grado di assicurare la sua identità rimanendo provincia, quindi è evidente che non ha grande interesse ad essere in qualche modo coinvolta in un discorso più ampio con la provincia di Brindisi e di Taranto, quindi sarebbe disponibile tutto al più ad annettere qualche comune della nostra provincia che si sente più legato a una salentinità che non invece a una ionicità e adriaticità. In quest'ottica però è opportuno che in questa fase la provincia di Brindisi e tutti i rappresentanti istituzionali di questa provincia mostrino un interesse comune, di identità comune, perché questo ci mette nelle condizioni di poter chiedere non solo a livello regionale, che ha in questo momento la competenza a riorganizzare le province nel proprio ambito territoriale, ma a dare maggiore forza alla nostra provincia, che con pari dignità, pari forza e pari dimensione potrà ricevere e ottenere quei presidi a cui lei faceva riferimento, che non riguardano solo la struttura provinciale in quanto tale come istituzione provincia, ma che sono soprattutto gli organi periferici dello Stato, perché questo che era stato in qualche misura non evidenziato bene all'opinione pubblica, in qualche modo si ripercuoterà su di loro. Mi spiego.
Se non c'è più la provincia, non c'è più la prefettura di quella provincia. Se non c'è la provincia, non c'è più quella questura di quella provincia. Noi ci batteremo per mantenere questi presidi che insieme a Taranto, che è giusto che mantengono, ma li vogliamo mantenere anche noi. E in questo dobbiamo essere forti. E in questo serve l'aiuto e il contributo di tutti. Con una nota la UIL di Brindisi esprime la propria soddisfazione sulla volontà del ministro Barca di utilizzare i miliardi di euro messi a disposizione dalla Comunità Europea per il Sud Italia. La UIL di Brindisi, si legge nella nota, già nel 2009 fece le sue proposte sollecitando le istituzioni locali a partecipare con progetti mirati a praticare questa strada per costituire una zona franca sull'intero territorio provinciale. Un'occasione persa perché gli enti locali non presentarono nessun progetto ed ora non è possibile usufruire di risorse utili per il rilancio economico e occupazionale del territorio. La UIL, conclude la nota, invita gli attuali amministratori a far tesoro di questa esperienza negativa cercando altre strade istituzionalmente praticabili per recuperare il tempo perduto. Conferenza stampa presso Palazzo Granafei, durante la quale il sindaco Mimmo Gonzales ha fatto un resoconto delle attività relative ai recenti festeggiamenti patronali. All'incontro erano presenti anche i rappresentanti di ADOC e Confesercenti. Ma noi vogliamo alleggerire il lavoro del Comitato Feste Patronali riappropriandoci di cose che sono ovviamente per legge destinate all'attività di un ente, per esempio l'occupazione di suolo pubblico, per esempio decidere dove dislocare le bancarelle, dove dislocare i vari spazi della festa, come organizzarla in termini tecnici, come programmare tutta l'attività che si svolge. Come evitare che per esempio davanti alle bancarelle ci siano i gruppi elettrogeni, che questa gente non abbia un posto dove andare a dormire, dove parcheggiare i mezzi, cioè una serie di cose che ovviamente non ci consentono oggi. Già quest'anno abbiamo fatto grandi sforzi che hanno prodotto risultati positivi, oggi li abbiamo detti, la società trasporti pubblici dopo i nostri inviti e la nostra organizzazione certifica un aumento considerevole di presenza sugli autobus, il che significa che finalmente i cittadini hanno capito che non si va alla festa patronale con la macchina, abbiamo il lavoro svolto dalla Polizia Municipale di controllo contro la contraffazione, contro i bivacchi, contro qualsiasi forma di illegalità. Per il primo anno c'è stata la Polizia Municipale anche di notte, abbiamo i controlli fatti dalla Guardia di Finanza contro la contraffazione, il ruolo attivo di Polizia e Carabinieri per la buona riuscita della festa, abbiamo lasciato liberi, per dirvi un piccolo particolare, gli scivoli per gli handicappati, mentre negli anni scorsi c'erano anche lì le bancarelle, abbiamo tentato di far vivere la festa in maniera ordinata e soprattutto abbiamo evitato che questa festa diventasse totalmente un disagio a carico dei commercianti a posto fisso che pagano le tasse tutto l'anno e che vivono tutto l'anno all'interno della nostra città. La nostra idea è quella di programmare con le associazioni di categoria e con i consumatori, ovviamente con la collaborazione del comitato, di programmare la festa per tempo, di allungare questa festa in maniera tale da legarla alla festa di Ostuni e di Lecce di Sant'Oronzo, in maniera tale da poter creare un'occasione turistica con due grandi eventi, la processione a Mare Noi, la cavalcata di Sant'Oronzo a Lecce, ad Ostuni, insomma manifestazioni che possono portare qui tanto turismo e tanti visitatori. Bando alle polemiche, noi non vogliamo fare polemica con nessuno, vogliamo semplicemente dire che la situazione è assolutamente positiva quest'anno e lo può diventare ancora di più, si tratta unicamente di cominciare a lavorare in maniera intelligente senza soprattutto mettersi nelle condizioni di lasciare al caso qualsiasi evento si svolga nella nostra città. Sindaco, per quanto riguarda i costi, quindi i soldi spesi, i bilanci verranno resi pubblici? Ma insomma non è un nostro bilancio. Noi abbiamo chiesto e pensiamo che sia una questione di, di legalità, insomma tutto sommato, e di trasparenza. Abbiamo chiesto al Comitato Feste Patronali di far conoscere alla città, non a noi, il bilancio della festa dettagliato, anche perché a seguito della presentazione di quel bilancio noi concederemo il contributo di 20.000 euro. Per anni ci siamo sentiti dire che questa città vuole vivere sul mare, abbiamo fatto convegni, iniziative, stampato libri, prodotto film, fatto di tutto, il waterfront. Noi vogliamo mettere in pratica questa idea che non è nostra, di Elvero non era neanche della precedente amministrazione, era datata nel tempo ancora dalla precedente, ma a prescindere dalla
da chi l'ha inventata. Io vi dico semplicemente che vogliamo far vivere questa cosa sul mare e lo faremo spingendo quanto più possibile questa festa sul mare. Oltre ai 20.000 euro di finanziamento ci sono altre voci di spesa come quelle riguardanti la pulizia e la luce. Quanto costeranno queste voci di spesa e verranno inserite nel bilancio? Ma caspita, costa tanti soldi di più la festa patronale, costa 10.000 euro per i bagni pubblici per esempio, per i bagni chimici, costa lo straordinario della Polizia Municipale impegnata tante ore di più e anche di notte, costa il lavoro straordinario della Multiservizi, costa il lavoro straordinario della Monteco, costa una serie di servizi che la città ha offerto e che vengono conteggiati a parte, per cui per noi è un peso economico assolutamente considerevole. E quindi verranno inseriti nel bilancio questi, sì? Non nel bilancio della festa, nel nostro bilancio che prescinde da quello della festa. Noi ci aspettiamo un bilancio della festa dove ci sono entrate e uscite e da quello ovviamente la città potrà rendersi conto di che cosa significa portare avanti una festa. L'input da parte dell'ADOC, da parte dell'Associazione dei Consumatori, era arrivato ben prima dell'organizzazione della festa patronale. Lei ha detto in conferenza stampa: abbiamo raggiunto alcuni obiettivi, forse non tutti. Quali? Non tutti, perché si può fare sempre di più e di meglio per cercare di migliorare un evento che non è solamente religioso ma anche economico e turistico per la città stessa. Quindi la città si deve misurare con questi eventi, ma deve tener conto anche delle richieste dei residenti, dei cittadini che giornalmente abitano il centro cittadino e che si trovano ad ospitare eventi di tale portata, tant'è che dai dati dell'organizzazione si parla di circa 50.000 visite registrate nei giorni dei festeggiamenti. I comunicati stampa di questi giorni delle varie società che sono scese in campo per garantire il migliore svolgimento delle festività testimoniano il fatto che c'è stato un riscontro positivo da parte della cittadinanza, a testimonianza anche del fatto che le associazioni che abbiamo fatto noi all'amministrazione, voglio dire, erano fondate e quindi hanno dato i propri frutti. Parliamo per esempio dell'STP con oltre 2.400 tagliandi staccati per quanto riguarda il servizio di motobarca, senza parlare poi delle linee urbane che erano gratis su nostra sollecitazione anche e quindi che sono state letteralmente prese d'assalto, tant'è che non abbiamo registrato problematiche per quanto riguarda la pur carenza di parcheggi all'interno della città, per poi passare ai controlli per garantire il decoro della città effettuato dai vigili urbani, per poi seguire a tanti altri aspetti, voglio dire, come anche i controlli della Guardia di Finanza che hanno fatto, praticamente hanno portato avanti la lotta alla contraffazione e altri tipi di abusi all'interno dei festeggiamenti. Quindi tutto ciò ha garantito sicurezza, ha garantito servizi ai cittadini e quindi possiamo dire che non abbiamo traguardato al 100% gli obiettivi che erano prefissati, dicevo, per le motivazioni di prima, però ci riteniamo soddisfatti ed è un buon viatico per il futuro, perché riteniamo che c'è ancora molto da migliorare e, voglio dire, ce la possiamo fare per migliorare con il contributo di tutti. La festa patronale l'anno prossimo dovrebbe cambiare volto, questo potrebbe anche aiutare i commercianti dei corsi, infatti previste anche delle iniziative per favorire il commercio, per così dire, stabile. La festa deve diventare un'occasione commerciale anche per i brindisini. In passato lo è stata soprattutto per gli operatori ambulanti. Noi riteniamo, senza voler escludere nessuno, che agli operatori ambulanti si possa affiancare la professionalità, l'attività e l'offerta commerciale degli operatori tradizionali. L'idea è quella di aiutare il Comitato Feste Patronali già dall'anno prossimo nella organizzazione di un evento che comunque deve essere diverso, perché quest'anno abbiamo dimostrato che l'evento può essere diverso, può essere migliore rispetto al passato, può rappresentare un minor disagio per la città. Siccome l'obiettivo è quello di trasformare un disagio anche minimo in una grande occasione di sviluppo, la festa dell'anno prossimo dovrà essere assolutamente improntata ad un obiettivo prioritario, deve diventare l'orgoglio dei brindisini. È l'ultima grande festa patronale del Salento pugliese e noi riteniamo che possa diventare anche un grandissimo attrattore turistico, più di quanto lo è oggi, soprattutto per quanto riguarda i turisti stranieri che attraverso i collegamenti con l'aeroporto del Salento possono raggiungere Brindisi e godere di tutta una serie di eventi e di iniziative. Turisti ai quali poi si aggiungono le decine di migliaia che ancora in quel periodo dell'anno affollano le nostre strutture ricettive in tutta la provincia. L'obiettivo è ambizioso, si potrà raggiungere e si raggiungerà
assolutamente con, almeno in un paio d'anni, con la collaborazione e con il coinvolgimento di tutti, con il coinvolgimento delle associazioni datoriali come Confesercenti, ma anche con la collaborazione dei consumatori, con la supervisione indispensabile del Comitato Feste Patronali e con la regia affidata all'amministrazione comunale, che comunque deve garantire tutta una serie di servizi e di contributi anche in termini di idee che possano far raggiungere questo obiettivo che, ripeto, è ambizioso ma è alla portata di tutti. La Confconsumatori ha rivolto un appello ai commercianti affinché aderiscano alla giornata nazionale di protesta indetta per il prossimo 19 settembre, tenendo le serrande a mezz'asta e applicando sconti nei negozi. L'iniziativa rappresenta un'occasione per spingere il governo ad adottare misure urgenti finalizzate alla ripresa dei consumi. Ce ne parla l'avvocato Emilio Graziuso. Un appello che arriva dalla Confconsumatori alle associazioni dei commercianti, quello di aderire alla giornata di protesta per il 19 prossimo. Sì, noi come Confconsumatori, oggi come italiani siamo abituati al decreto Salvitalia, al decreto sviluppo, al decreto crescita, però non si sente parlare di un problema fondamentale, che è quello appunto di un salva famiglie, se vogliamo, che salvi appunto i consumi delle famiglie che sono completamente bloccati. Per questo abbiamo sollecitato a livello nazionale, anche con altre 10 associazioni, il governo a intraprendere delle iniziative volte alla salvaguardia del potere appunto di acquisto delle famiglie e salvare questa situazione che sta veramente diventando insostenibile per molti cittadini. Ovviamente essendo il problema dei consumatori un problema generale, nel senso che è tutta una catena, nel momento in cui si blocca il potere di acquisto dei consumatori si blocca inevitabilmente anche le vendite, quindi anche i commercianti ne risentono. Abbiamo fatto un appello anche a livello locale, così come è stato fatto a livello nazionale, di aderire alle iniziative del 19 settembre lasciando la sala cinesca abbassata a mezz'asta per almeno un'ora e in quell'ora praticare degli sconti per i cittadini, in modo tale da dare un segnale forte al governo che volendo, mettendoci la buona volontà da parte di tutti, qualche passo avanti si riesca a fare e soprattutto si riesca a salvare la situazione appunto del potere di acquisto delle famiglie, dove molti consumatori anche nel periodo dei saldi non hanno potuto acquistare per il calo appunto della moneta, del loro denaro e dell'entrata della famiglia.